Siamo in compagnia di Franco Palma. Allora, Franco, oggi 1-0 sull'Afro Napoli United, una vittoria, una partita importante soprattutto, che ci proietta al primo posto in classifica momentaneo. Era difficile perché l'Afro Napoli era una bella squadra. Sì, oggi era una vittoria, una partita fondamentale per noi, secondo me, perché permetteva di, diciamo, di distaccare nell'eventuale vittoria una squadra che secondo me a dicembre ha fatto degli acquisti ottimi, si è rinforzata tantissimo e secondo me è una delle squadre più forti che abbiamo incontrato finora. Grande vittoria da parte nostra, voglio davvero oggi elogiare tutti i miei amici, tutto il gruppo, perché hanno fatto una partita magnifica. Senti Franco, questo Monte di Procida che dopo il pareggio con l'Ottaviano non ha mollato, ha vinto contro lo Stasia fuori casa in un campo ancora difficile, ha vinto oggi con l'Afro Napoli United, non manca nulla a questo Monte di Procida a questo punto per poter ambire addirittura alla vittoria del campionato. Beh, noi siamo lì, facciamo le nostre gare partita dopo partita, sapendo che ogni partita vale 3 punti, ci impegniamo e facciamo tutto il possibile per vincere la partita. Quindi non ci precludiamo nessun tipo di risultato e di ambizione, pensiamo, ti ripeto, come ti ho detto, settimana dopo settimana, poi vedremo alla fine che cosa ne uscirà. Ok, grazie, in bocca al lupo a Franco Palma, ciao. Grazie a voi. Siamo in compagnia di mister Salvatore Ambrosino. Oggi il Monte di Procida vince un'altra gara di carattere battendo l'Afro Napoli United, una squadra solida. Allora mister, che partita hai visto? Ma ho visto una partita dove penso che abbiamo meritato di vincere, e ci è mancato solo la possibilità di poterla raddoppiare e magari chiudere i giochi, però, perché sapevamo che di fronte avevamo una squadra che sicuramente che ha fatto degli investimenti importanti, una società organizzata che sicuramente farà parlare di sé in futuro. Onore e merito ai ragazzi che hanno ottenuto una grande vittoria e che ci dà continuità e ci dà ancora la possibilità di poter sognare. Mister, ha detto anche dell'Afro Napoli, Monte di Procida gioca il miglior calcio di questa promozione, Monte di Procida che a questo punto può lottare per la vittoria del campionato, non deve nascondersi da nessuno. Ma noi non ci siamo mai nascosti dall'inizio, cioè nel senso che eravamo consapevoli di avere una buona squadra, ma non fino a pensare di poter arrivare a questo punto del campionato in questa posizione. È ovvio che ora ci stiamo e ci vogliamo credere e vogliamo lottare fino alla fine per poter stare più a lungo possibile. Poi sarà difficile perché ci sono squadre più importanti, più blasonate, più che hanno fatto degli investimenti importanti, però i ragazzi cominciano a credersi, è la cosa più importante, che continuano a divertirsi. Mister, segnale importante in tribuna, oggi è una partita tra te e Montervino, due ex professionisti, quindi hai vinto tu ai punti, anche se c'è una lotta dolente, Marigliano è uscito per infortunio alla fine, regista te voluto in campo, come sono le condizioni del regista? Ma diciamo, Marigliano ha preso una distorsione alla caviglia, abbiamo due giorni di riposo, poi martedì lo valuteremo con Gigi Di Palma, che è una garanzia sotto questo aspetto, quindi aspettiamo a martedì per valutare le condizioni. Mi fa piacere aver ritrovato Francesco, perché abbiamo fatto tante battaglie quando si militava in Serie C. È un ragazzo che è un grande professionista e farà valere la sua esperienza a questa società. Ok, grazie al mister Salvatore Ambrosino e come sempre in bocca al lupo. Ciao.